Buonasera a tutti, un caloroso saluto a tutti gli amici di Luparo TV. Grazie per essere qui di nuovo con un nuovo episodio di Gothic 2, ragazzi. Quindi, noi siamo qui alla taverna L'Arpia Morta, avendo parlato un po' con Greg e un po' le persone che stanno appunto dentro la taverna. Adesso, dopo aver fatto ciò, ci dedichiamo alla quest con Greg, che lui voleva che lo seguivamo in una caverna per aiutarlo a uccidere qualche mostro. Vi faccio vedere attualmente dove siamo sulla mappa, così potete avere un'idea più o meno. Siamo nel centro dell'isola di Corinz. Quindi, ragazzi, allora io adesso volevo annunciare un attimino qualcosina prima di continuare a giocare, ovvero si tratta, la farò breve in poche parole. Sto lavorando a un nuovo progetto sul canale, sul mio canale. Un progetto che ci avevo pensato già da parecchio tempo di farlo, ma solite cose, il tempo che manca e altre faccende, non ci sono mai riuscito. Adesso mi sono messo di buona volontà e sto iniziando questo nuovo progetto. Un progetto che, se veramente viene come ho in mente io, potrebbe diventare veramente una cosa molto molto interessante. Non vi voglio dare troppi indizi, troppi particolari, e poi quando uscirà col suo tempo lo vedrete con i vostri occhi, e sperando che vi piacerebbe. Comunque l'idea è veramente molto carina, questo ve lo posso garantire. Ci vorrà ancora un po' di tempo, perché ci vuole molto lavoro per fare un video del genere, perché è un progetto veramente veramente colossale, colossale per quel che riguarda me, perlomeno. L'unica cosa che vi posso dire è che si tratta del mondo di Gothic. Questo è l'unico indizio che vi do, poi il resto lo scoprirete più in là, quando il video sarà pronto, perché voglio cercare di farlo il più buono possibile, senza fare le cose di fretta e in furia. Quindi quando sarà pronto lo potrete vedere qui sul canale tranquillamente. Bene, detto ciò, ragazzi, continuiamo a giocare. E allora, caro Greg, lass uns deine Höhle aufsuchen. Andiamo in questa tua. Andiamo a cercare questa caverna. Lass uns deine Höhle aufsuchen. Komm mit. Seguiamo adesso il caro amico Greg. Un tizio non tanto simpatico, ma Giacomo Rossi dice che diventerà molto interessante più in là questo pirata. Vedremo, vedremo. Vedremo cosa ha in serbo per noi questo tizio, perché l'abbiamo incontrato già parecchie volte, già all'inizio, poi l'abbiamo incontrato di nuovo in città. Adesso lo incontriamo qui nella taverna, insomma, è un po' ovunque questo tizio. Tra l'altro non ci aspetta, già scappa come chissà cosa. Di solito i personaggi quando ci seguono, oppure quando li accompagniamo da qualche parte, si fermano quando siamo un po' distanti. Invece questo qua dritto va, appunto. Se lo seguiamo, altrimenti niente. Si è fermato adesso davanti alla caverna, ok. So, mein Freund, hier ist die Höhle. Ich gebe dir schon meine Hacke. Irgendwo da drin habe ich den Kram vergraben. Ich hab die Stelle mit einem Kreuz markiert. Worauf wartest du noch? Geh rein und hol das Zeug. Was ist mit dir? Jemand muss doch auf unseren Rückzug achten. So, und jetzt rein mit dir. Ok, quindi era da prevedere. Ci ha dato una Eine Hacke, che sarebbe. Vediamo, Eine Hacke. Dove ce l'ha data? Tipo una pala. E che Spitzhacke è un'altra cosa. Invece, come io non la vedo qua la Hacke. Comunque, dobbiamo andare, ora vedremo. Dobbiamo andare a scavare un tesoro che aveva. Oh, ma qui già ci stanno i nostri amici. Goblin. Ha nascosto un tesoro praticamente lui qua dentro, adesso sta mandando noi per andarlo Da a ist nichts zu recuperare. holen. Lui ci terrà le spalle coperte. Niente male.
La parte in cui dobbiamo scavare è segnalata con una X. Minchia, quello è uno nero. Un nero? Che fate? Non venite? Ecco che arrivano. Ops. E allora, ragazzi, i goblin alla fine non sono dei mostri particolarmente pericolosi. Per me è che ti aggirano quando vengono in più di uno. Greg? Dici che mi... Okay. Ci aggirano questi maledetti. Il che significa che è difficile anche colpirli poi alla fine. Che cazzo? Ma porca puttana. Ai 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 ai. E vabbè. Andiamo subito, torniamo subito al luogo dei goblin. Che di... si è girato. Beh, amico, vedi che sei seduto dalla... Ehi, hey, tu! Non mi dare le spalle, eh? Avevo dimenticato di salvare davanti alla caverna, maledizioni. E vabbè. Tanto non è tanto lontano. È qua vicino. Cogliamo queste cose che... non fanno mai male. Tra l'altro i funghi... i funghi oscuri, la Dunkelpilz... ci fu un utente che disse se ne mangiamo, non lo so, 10 in una volta oppure roba del genere. Ein Mistvieh weniger. Dovrebbe darci Warte mal. Della mana extra. Quindi li prendiamo tutti, ma non li utilizziamo per adesso. So mein Freund, ich gebe dir schon meine Hacke. Irgendwo was ist mit dir? Jemand. Ecco, adesso ho letto meglio. No, una hacke. La hacke la dice lui, Greg. Ci ha dato una Spitzhacke. La Spitzhacke, in effetti, è un piccone. Ed il piccone... di solito non è per scavare. Il piccone è per... diciamo, per prendere il materiale. È un minerale, diciamo. Dito io ad esempio prendavamo il metallo magico con il piccone. Ok. Allora mangiamo. Gebraten Fleisch. E poi salviamo. Comunque al momento posso dire che la notte del corvo è difficile. Sì, sì. Cioè, è difficile nel senso perché fanno male tremendo i nemici. Cioè, ci ho fatto caso, specialmente gli umani e così via. Quelli se ti prendono proprio. O sei corazzato come. Come il re. Come un re o come un. Che ne so. Un guardiano all'ennesima potenza. Proprio altrimenti. Ti fanno fuori con un paio di colpi. Greg, dai, fai vedere cosa sai fare. Brian, lui è forte. Porca miseria, con un colpo, anche quello nero ha steso. Alla faccia. Con lui non vogliamo metterci. Cosa ha qui? Eine Stat... wertvolle Innostatue. Da ist nichts zu holen. Eine Innostatue. C'era una donna che voleva eine Innostatue, ragazzi, al porto di Corinis. Mi sembra doveva essere là che una ci aveva chiesto che era stato rubato la sua statua Innos. Adesso non so se possiamo portargli questa qua alla fine. Dobbiamo vedere. Quindi qua non c'è niente. West Flash, qua sono... Stavano facendo festa qua i goblin. Stavano cucinando la carne. Adesso la cuciniamo. Che non ci fa cucinare? Boh, non lo so, perché la padella ce l'abbiamo. Ma non ci fa fare l'animazione. Vabbè, ok. Fa niente. Quindi qua non c'è il suo tesoro. Vediamo se dovrebbe essere qua. Controllare altri
goblin qua. Venite. Ma io vi porto dal mio amico Greg, almeno se la vede lui. Tanto alla fine lui è quello che vuole qua fuori, mica noi. Per lui siamo venuti. Quindi Greg, fai vedere che ci tiene a tuo tesoro, dai. Vai. Io ti copro le spalle, eh. Ein Mist wie we. Wo fahrest du noch? Non ci dava l'esperienza quando decideva. Vabbè, uguale, dai. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen, nichts zu holen. Nichts zu holen. Quindi ne sento un altro. Non ne sento più di uno, sinceramente, no? Questo è proprio una tana dei goblin. Lo sono. Goblin. Qua non c'è. Nemmeno qua posso cucinare, ok. Quanto serve? Siamo in due? In due magari possiamo provarci, eh? In tre siete maledetti. Tra l'uno. Torniamo da il nostro caro amico. Sono veloce, oh. Con quelle mazze sembrano tipo dei primitivi. Vai, vai. Ein Mist wie weniger. No, questo ce lo siamo tolti noi dalle scatole. Ok. Quindi. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Dov'è l'altro? Bene. Adesso non sento più quei suoni. Non si sentono più. Quindi. Dovrebbe essere libera. Ah, ein Kreuz markierte Stelle, ovviamente. Una X a terra. Ein Spruchrolle, che cos'è? Sembra una palla di fuoco, vediamo. Ja, Feuerball, ok. E iniziamo a scavare, vediamo cosa troveremo. Ecco perché c'è tutta la spitzhack, perché il terreno è molto duro. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Tra l'altro con un'animazione molto simpatica. Lira Bottle. Vediamo che Lira Bottle, eh? Non la apriamo perché sennò si incazza Greg, però. Dove l'ha messo? Ma qua. Ma uno aspetta il nostro, però, eh? Ein paar Münzen. Per un po'. Se non sbaglio dovrebbero essere o 50 monete d'oro o 25. E per questo qua siamo entrati qua dentro. Cioè, facevo prima a dargliele io le 25 minuti d'oro, cavolo. Ok, niente, diamoglieli. Oh, schwera Ostro, vediamo perché. Soldi, soldi, soldi non fanno male. Greg? Wo warst du denn so lange? Hast du schon was gefunden? E che? Si è cambiato? Dove l'ha trovata questa armatura? Ja, yeah, ich habe ein Säckchen mit Gold gefunden. Abbiamo trovato questo pacchetto, questa borsa di soldi. Ja, ich habe ein Säckchen mit Gold ausgegraben. Her damit! Hier hast du es. Das ist gut. Dann sind sie immer noch da. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Okay, hör zu. Ich habe noch mehr vergraben. Und du wirst es mir wieder beschaffen. Also, auf dem kleinen See mit den zwei Wasserfällen ist eine kleine Insel. Da müsste ein Versteck von mir sein. Weiter oben auf dem Weidenplateau habe ich auch zwei Stellen, an denen ich was vergraben habe. Die eine Stelle ist hinterm Bauernhof da oben und die zweite neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Es führt eine Treppe hinunter von den Feldern des Bauern dort oben zu denen des Großbauern. In dem Talkessel am Ende der Treppe ist eine weitere Stelle. Ich werde bei der großen Kreuzung bei den Feldern des Großbauern auf dich warten. Enttäusch mich nicht, das würdest du bereuen, klar? Ha, sì, vabbè. Quindi adesso abbiamo recuperato l'oro per lui e ci ha detto che adesso ha altri posti dove ha nascosto l'oro. Uno, sembra aver capito, dove ci stanno tipo delle due cascate, poi la,
vicino al campo di Onaro. Insomma, li ha nascosti un po' ovunque questo qua. E adesso noi dobbiamo recuperarli. Dobbiamo recuperarli per lui. Ma va bene, questa sarà poi una quest per il nostro caro amico Greg. Però è curioso, dove ha trovato questa armatura? Cioè, nel frattempo che noi siamo stati a prendere le cose. Greg, ti diamo una mano, eh? Oh, non mi morire, Greg, eh? Mi raccomando. Porca miseria! Ein Mistvieh weniger. Madonna, con due manate, cioè, mi stava proprio... Nichts zu plündern. Ancora? Ein Mistvieh weniger. Da ist nichts zu holen. Okay, nichts zu holen, nichts zu holen, vabbè. Da ist nichts zu holen. Cavolo, non ci dà niente. Vediamo qualcosa, cosa ci sta qua. Di solito, ma non ci stanno. Vedi i nemici? Ci sei. Ah, forse le due cascate là le intendeva lui. Può darsi, sì, sì. Sembra proprio che... Io avevo pensato alla cascata là all'inizio, proprio dove c'è sta la torre di Xardas. Invece, secondo me sarà qua. Forze, ci servirà. E, tra l'altro, io volevo andare tanto lo stesso da queste parti, perché volevo farvi vedere anche il campo di Onar dei mercenari, che lì ci danno anche tantissime quest. Poter fare esperienza, lupi. Alla grande, un livello in più non fa mai male. Zillean punto. Ora dobbiamo vedere dove investire. Nichts zu plündern. Mamma mia, i Kaila ci stanno là sotto. Addirittura due. Sotto Kaila, però vieni da solo, a meno no, porca, questi vengono in due adesso, ce lo so, arrivederci. No, mamma mia, solo sì, da solo se vengono soli non c'è problema, ma in due no. Ci avviciniamo con dei passettini. Oh, e perché? Ah, okay. Non ti posso far venire da solo a te. Collega, tu non te lo devi portare il tuo amico, devi venire da solo. Niente, vengono in due. Ok, va bene. Per ora vi lascio stare. Vediamo cosa c'è qua. Questo piccolo laghetto. Zumfrot, niente male. Erba palude. Ok, là già vedo dei mercenari. Una capanna. Meinst du mir geht es besser? Vediamo cosa ci dicono. Chi abbiamo? Mercenario. Wen haben wir denn da? Kenne ich dich nicht irgendwo her? Basta. Non lo so, basta, forse ci conoscevamo dalla colonia carceraria, dico a Ficuno. Schon möglich. Ich bin auf dem Weg zum Großbauern. Sto andando al campo
del gran contadino. Schon möglich. Ich bin auf dem Weg zum Großbauern. So, so. Hm. Gefährlich siehst du mir ja nicht gerade aus. Okay. Ha l'impressione che non siamo pericolosi. Ho ucciso già un paio di bestie. Das eine oder andere Biest habe ich schon erledigt. Ha! Du hast wahrscheinlich die Käfer auf den Feldern geplättet und ein paar Ratten aus ihren Löchern gejagt. Wir haben es hier mit Orks zu tun. Naja, mit den dreckigen Stadtwachen. Du meinst echte Orks? Aspetta. Na und? Cioè, adesso li fa il figo, dice, abbiamo ucciso noi orchi e qualche guardia di della città di Corinis. Na und? Als ob du wüsstest, wovon ich rede. Hält sich wohl für verdammt stark, was? Vielleicht ist es an der Zeit, dass dir mal jemand eine Lektion erteilt. Jederzeit. Fatti sotto. Jederzeit. Na, dann komm mal her, Bürschchen. Già so che me ne pentirò. Mamma mia. No, porca. Schlecht. Ben fatto. Vediamo tutto quello che hai, carissimo. Dacci tutto, dacci tutto. Peccato che non c'è dato il tuo arco, perché sembrava molto carino. Anche se con l'arco non è che lo sto utilizzando tanto. E sinceramente non ho tante intenzioni di usare l'arco. Magari più in là. Per adesso i punti li voglio sfruttare per altre cose. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Visto, adesso chi è che parla così tanto? Buster. Okay, okay, du bist der bessere von uns beiden. Was willst du? Allora, gli diciamo. Voglio sapere qualcosa di più della zona e dei mercenari. Ich will mehr über die Söldner und die Gegend hier rausfinden. Über die Gegend kann ich dir nicht viel erzählen. Da fragst du am besten die Bauern. Und was uns Söldner betrifft, wir haben eine ganz einfache Regel. Wer sich durchsetzen kann, der ist dabei. Ich glaube, du hättest das Zeug dazu, einer von uns zu werden. Aber nur, weil du in unserem letzten Kampf Glück hattest, solltest du nicht übermütig werden. Es gibt eine Menge Jungs auf dem Hof, die noch eine ganze Ecke besser sind als ich. Sentenza zum Beispiel. Er bewacht den Zugang zur Farm. Leg dich bloß nicht mit ihm an. Va bene, va bene. Della zona non può raccontarci nulla, è meglio domandare ai contadini. E per far parte, diciamo, di dei mercenari, alla fine l'importante è essere forti e insomma, non ci sono tutte ste regole per poter entrare a far parte del campo. Qui sarà più, diciamo, sembra essere più facile se vogliamo unirci a loro. I mercenari mi hanno sempre piaciuto, anche su Gothic 1, devo essere sincero. E infatti quando abbiamo scelto alla fine di unirci alle ombre e alle guardie, l'ho scelti da un lato perché me l'avevate detto voi che mi dovevo unire a loro, e da un altro lato perché tanto lo sapevo che poi andavamo a finire nei mercenari. E qua adesso io sono, cioè, sto pensando sinceramente, perché i mercenari mi attirano parecchio, no? Perché sono, mi piacciono questi briganti e cosa di galera. Quindi, e ci ha parlato ora, tornando al suo discorso, di Sentenza, che è quello che, diciamo, sorveglia l'entrata al campo. E con lui è meglio non scherzare, perché è un tipo molto forte. Chi è questo Sentenza? Cioè, cosa puoi dirmi? Was ist mit diesem Sentenza? Er wird dir Gold abknöpfen wollen, wenn du zur Farm gehst. Das macht er bei jedem Neuen. Und wenn ich du wäre, dann würde ich bezahlen. Das habe ich damals auch getan. Und das Gute daran war, dass er danach für mich gestimmt hat. Eine Hand wäscht die andere, hat er gemeint. Ich bin zwar all mein Gold losgeworden, aber es war sowieso nicht viel. Und am Ende war ich froh darüber. Ich habe mal gesehen, wie er einen Kerl verprügelt hat, der nicht bezahlen wollte. Danke für den Tipp. Nicht wahr? Denkst du, er ist dir was wert? Questo Sentenza è un tipo molto brutale. Mi ricorda Bloodwind, ragazzi. Perché Sentenza, appena andiamo poi noi al campo, questo qua ci vuole fregare i soldi per poter entrare appunto al campo. Se lo facciamo, lui poi, perlomeno per Buster è stato così, lui ha pagato anche Buster e gli ha dato poi la sua, dice, questo qua è un ragazzo a posto, prendiamolo nel campo. Invece chi non paga sarà proprio malmenato, proprio di prima cosa, lì, abbastonato fra i denti.
ci ha dato questo indizio. Beh, meriti 5 pezzi di oro. Hier, nimm 5 Goldstücke. Danke, Mann. Jetzt kann ich mir heute Abend doch wieder einbrennen. Ich werd's dir nicht vergessen. Prego, prego. Quindi, vorrei unirmi a voi. Ich will mich den Söldnern anschließen. Wer so feste draufhauen kann wie du, sollte es hier nicht allzu schwer haben. Meine Stimme zählt zwar nicht viel, weil ich noch nicht lange dabei bin, aber wenn Lee mich fragt, werde ich für dich stimmen. Grazie, grazie. Se Lee gli parlerà di noi, gli chiederà di noi, gli darà una buona parola, niente male. Anche se ancora è, diciamo, nuovo, o arrivato. Quindi lì, ragazzi, lì, ve lo ricorderete, credo, se avete giocato a Gothic 1, lì era il capo mercenario di Campo Nuovo su Gothic 1. Allora, lì sta Anführer der Söldner oder etwa nicht? È lui il capo dei mercenari anche qui? Lì ist der Anführer der Söldner, oder etwa nicht? Stimmt. Hey, jetzt weiß ich auch, woher ich dich kenne. Du bist doch auch in der Kolonie gewesen. Ja, das war ich. Hab dich nicht mehr gesehen, als der große Knall passierte. Auch eine ganze Weile vorher nicht. Ich hatte andere Probleme. Du hast eine Menge verpasst. Seit wir zusammen im Knast saßen, hat sich einiges verändert. Quindi lui si ricorda di noi adesso che eravamo nella colonia. E tra l'altro c'era Lee e Lars. Adesso non so chi era proprio il capo, se era Lee o Lars. Comunque tutte e due avevano da, insomma, la loro parola contava molto nel campo dei mercenari. Quindi, cosa è successo dei mercenari che stavano nella colonia? Was ist aus den Söldnern der Kolonie geworden? Nachdem die Barriere weg war, hat uns Lee aus der Kolonie geführt. Er sagte, wenn wir alle zusammenhalten, kann uns nichts passieren. Und er hatte recht. Es hat nicht lange gedauert, bis wir hier ein gemütliches Plätzchen gefunden haben. Der Großbauer bezahlt uns, damit wir die Milizen aus der Stadt verprügeln. Und das hätten die meisten von uns sogar ohne Bezahlung gemacht. Aber Ona füttert uns alle durch und wir können hier in Ruhe auf eine gute Gelegenheit warten, von dieser verdammten Insel runterzukommen. Quindi dopo la caduta della barriera, Lee ha raccolto, diciamo, i mercenari che erano rimasti e li ha, diciamo, portati qui. Li ha portati qui in questo campo di Onar, e Onar adesso paga appunto i mercenari così da proteggere il suo campo dalla milizia. E in cambio gli dà oro, ovviamente, e anche da mangiare e queste cose così. Quindi loro adesso sono qua e stanno aspettando una possibilità da poter scappare, andarsene da questa isola. Perché tutti vogliono andare a Myrtana, il continente principale. Quindi, allora, kannst du mir beibringen besser zu kämpfen? Puoi impararmi a combattere meglio? Kannst du mir beibringen besser zu kämpfen? Kann schon sein, dass ich dir den einen oder anderen Tipp geben kann. Ok, ein Anfass, ok, questo ce lo ricorderemo. Grazie, amico, sei stato... All'inizio sembravi un po'... Si vedeva che avevi bisogno quattro bastonate fra i denti, ma alla fine sei stato, dai, un grande aiuto. Questo è un soldato normale. Ok. Non ci dicono nulla di particolare. E adesso andiamo a riposarci a casa sua. Non credo che dovremmo dirci qualcosa. Ah, eccola, qui la Drachenwurzel. L'avevo vista da lontano, quella cosa verde. Ma che cavolo è? Bene, trovata, Drachenwurzel. A proposito, visto che adesso abbiamo trovato la Drachenwurzel, io avevo detto a Giacomo Rossi che credevo di aver avuto Kronstöckl. Vediamo se avevo ragione oppure mi ero confuso. Perché c'è Kronstöckl e Feldstöckl, mi sembra. Quindi può darsi che mi sono pure confuso con quelli. Vediamo se ce l'ho, eh? Allora, no? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. C'è la Drachenwurzel. Feldknöterich, ecco, mi ero confuso con la Feldknöterich, che ne ho 5. Ben osservazione, Giacomo. Niente, mi ero confuso. Vabbè, ma le troveremo le Kronstück, non mi preoccupate. E poi li porteremo a Cosola. Com'è reazione? Ah, Costantino, eccolo. Quindi qua c'è tanta Sumpfkraut. Vediamo poi se possiamo dell'acqua. Va bene.
Quindi sembra che ci manca adesso solamente Kronstöckl e poi abbiamo, dovremmo avere tutto. Vediamo se quello già sta venendo per dirci alzati dal letto. Ok, stiamo uscendo. Ja, mach, dass du wegkommst. Non ti preoccupare, sto tutto io. Mamma mia, che lampo. Perfetto, salviamo. Adesso salviamo qui. Paro 03. E continuiamo. Allora. Ovviamente salendo su si ritorna alla taverna e qui si va su un crossbower. Quindi laggiù già, se continuiamo su questa strada, ragazzi, già siamo arrivati al campo dei mercenari. Questo qua non mi dà nulla. Scarafaggi giganti. Vieni solo tu, eh? Bravo. Così mi piaci. Prossimo. Fatti sotto. No. Ci vuole timing, perché se sbagli già, non fa più la combo. Venite! Ora 1-1, eh! Venga, venga! Vieni, vieni! Fatti sotto! Che vi porta della testa con quei suoni. Mi. Tra l'altro, se uno li guarda così, sembrerebbero molto più pericolosi questi qua, eh. Poi io sono un tipo che, mamma mia, gli insetti non. No che non li posso vedere, ma mi fanno un po'. Mi fanno un po' senso, gli insetti. Io, bah, quando vedo tipo pappapane, cose così, non li sopporto, cioè. Anche i ragni, specialmente i ragni, mamma mia. E di solito nei giochi fantasy, cose, se non ci sono i ragni giganti, non sono contenti. Quasi in ogni gioco proprio di. Che ne so, oh, Degen dei banditi. Ragazzi, spada dei banditi. Dice, perché ti stai girando così? Perché i banditi. C'era Dexter che qua aveva l'accampamento. Ve lo ricordate, Dexter? Der Buchstabe F. In the Knopf geritzt. La lettera F è scritta nell'impugnatura, diciamo. Ok, non la vendiamo questa qua, non la vendiamo, mi raccomando. E qua dovrebbe esserci, diciamo, qua in questa zona dovrebbe esserci appunto l'accampamento dei banditi, che sono i banditi che dovrebbero aver trasportato la gente scomparsa di Corinis. Qua ci sono i scavenger. Questo è un. Va bene, sono un po'. Mi piace come corre questo. Oh, mi dispiace. Tra l'altro questi qua, mostri storici di Gothic. Non so perché, ma quando ci giocavo io a Gothic 1, mi sembravano pericolosi all'inizio, io sembra che cercavo di schivarli, invece alla fine sono proprio quelli più scarsi
c'è uno dei più scarsi. Poi c'erano anche i Mole Rat, che si incontrano anche direttamente all'inizio del gioco di Gothic 1, quei topo talpa, anche loro diciamo non tanto difficili da uccidere. Però io ero alla prima armi con Gothic all'epoca, quindi facevo un po' attenzione. Facevo più esperienza con le quest all'inizio che con l'uccisione dei mostri. O perlomeno mi facevo sempre aiutare dagli altri. E qua c'è un accampamento, che è quello, sembra un mago. Visto da là. No, no, quale mago? Questi sono banditi. Questi sono banditi, se ci avviciniamo questi sicuramente ci attaccano, eh. Oppure possiamo parlare tranquillamente. Qui c'è una scala. Un attimo un'occhiata, dov'è qua sulla mappa? Più o meno. Aha, qui c'è. Siamo appunto. Sì, qua deve essere, ragazzi. Perché qua c'è stato uno che ce l'aveva disegnato sulla mappa dove si trovava il covo dei banditi. Tra l'altro sto vendendo un'altra Drachenwurz lì. Là nel. Sul ceppo di legno, eh. Andiamo a prendere. Che ripeto, questi qua ci aumentano anche la forza di un punto. Dici un punto, vabbè, ma siamo a un punto E. Ok, salviamo e proviamoci a avvicinare. Magari possiamo parlare amichevolmente con quei tizi. Altrimenti, vabbè, torneremo più in là. Vediamo, Ciao ragazzi, non sembrate... infatti, non sembravano tanto intenzionati di far entrare qualcuno. Scusate, io non volevo disturbarvi, eh. Non è che ora ve la dovete prendere con me. Bleib stehen, du Lump! Ok. Almeno venisse solo uno. Uno solo? È possibile averne. Chiedo tanto? Per uno? Bleib stehen, du Lump! Ok, ora sapete che faccio? Li avrei potuti portare qua dai mostri, no? Li portiamo da quei tizi là in caso. Se mi inseguono fino a là. No, ich bleib stehen. Oh, 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 oh. Porca miseria. Oh, aia, aia. La carina. Piano che ho dolore di schiena. Proprio lì mi vai a chiappare. Ragazzi. Ragazzi, guarda chi sono. Guarda che. Oh, guarda che vi porto. Mi date una mano, che dite? Dreckiger Bandit! Minchia, tu dreckiger Bandit! Oh mio Dio, tu dreckiger... Ai, ai, ai! Oh, ragazzi! Che fate? Spatte la lame, quello lì! Perfetto, das hast du verdient, Mistkerl! Dige! No, volevo prenderlo io, loro, vabbè. Danke für das Gold, du Held! Die Waffe nehme ich mal besser. Quante spade gli ho preso? Due? Ok, Degen, ja, 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 ja. Degen, die Banditi. Er hat auf die falschen Leute gehört. Vabbè. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Quindi due già ci hanno aiutato quelli. Perfetto, perfetto. E a riposare di nuovo. Così non utilizziamo. I nostri Buddha Fleisch. Ja, mach, dass du wegkommst! Du dreckiger Bandit! Quindi. Ma qua piove spesso, porca miseria. Adesso ce n'erano altri due lassù. E quelli. Visto che con quelli non si può parlare. Ma i Looker, che ne so. Posso provare, ma. Questi però ci dovrebbero fare fuori. Oh, 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 piano, piano. Niente, 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 come non detto. Dobbiamo aumentare un altro po' la forza. Perché la spada che abbiamo trovato là nel
nell'ultimo episodio, appunto. Non è male, ragazzi. Già si vede la differenza, che si fa più danno, abbiamo più long range, quindi sono molto soddisfatto di questa spada. Credo che ce la daremo per un bel po'. Anche perché le altre spade, le altre armi che abbiamo a disposizione ci richiedono molto più forza, e adesso non abbiamo la possibilità di poter aumentare più di tanto la forza. Quindi per adesso siamo a posto così. Quindi Crunchtek dovrebbero crescere anche qua nei ceppi di legno, diceva Giacomo. Finora però solamente 2 Drachenwurz. Vediamo se possiamo completare adesso. Tanto uno si mette con l'arco. Ciao ragazzi. Quello messo così la fermo, sembra tipo un mago, sembra che aveva tipo un abito invece. Ich mach dich fertig. Allora. Mamma mia. Porca miseria, una frecciata. Quello sta fermo laggiù. Ja, renn so schnell wie du kannst. Sì, corre più veloce che puoi, sì. Non male. Porca miseria, ora quello c'è tutta quell'energia. Vieni. Ich mach dich fertig. Porco... strategia. Ma perché? Ah no, mamma mia, già stavo dicendo, ma perché mi dimentico di salvare? Ok. Alles gut, alles gut. Ich mach dich fertig. Komm, fatti vedere. Ich will sehen, wie du dich fertig machst. Ich mache dich fertig. Ja, renn so schnell wie du kannst. Ja, ich renn so schnell wie ich kann. Però devi venire da solo. Non essere vigliacco, dai. Non andare dal tuo collega. Ich mach dich fertig. Wenn wir sehen, ob du mich fertig machst, komm. Gibst du nicht? Guido, ancora chi frecce? Das hast du verdient, Mistkerl. Meine Fresse, Alter. Ich mach dich fertig. Aspetta. Sembrava che stava venendo pure l'altro. Ho sentito che ja, renn so schnell wie du kannst. Ora facciamo una cosa. Wir machen ihn wieder aggro. Ich mach dich fertig. Minchia, ma l'altro no però. Wow! Ja, renn so schnell wie du kannst! Una schivata proprio di classe. Perfetto, allora faccio un altro pochettino. Poi appena si ferma, ci vuoi io. Ja, renn so schnell wie du kannst! So, speichern va. E adesso siamo solo noi due, caro. Caro bandito. Ich mach dich fertig. Scheiße. Nein. Yeah. Yeah, baby, yeah. Okay. Cos'hai qua? Gravierender Ring, der über Araxos, der Überseehändler gilt Araxos. Okay. Sembra che sia l'anello di Araxos, ma. Va bene. Bello croccante questo Wanzenfleisch. Che sono quei cosi che strisciano per terra, ragazzi.
Gut. Però non ci davano delle... Vabbè. Araxos. Sembra che ancora non l'abbiamo incontrato. Magari sarà qui nel... nel campo dei mercenari, qua di Onar. Vedremo, vedremo. So. Ah, de eine... Ok. Bella, si è seduto. E adesso... siamo solo io e tu. On God. Yes, Mr. Wow. Komm schon, du dreckiger Bandit. Mi dispiace, se voi non volete parlare, non posso farci niente. Io avevo intenzione di parlare con voi, ma... voi non volevate ascoltare, quindi... vediamo cosa... minchia, ora non mi devi quasi scassinare, io non c'ho la... Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ehi ragazzi, devo imparare questa cavolo di... di questo talento qua per scassinare le... Oh! Elvrich? Ragazzi, Elvrich è una delle persone scomparse. Dem Himmel sei Dank. Die Banditen sind erledigt. Du hast mein Leben gerettet. Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Elvrich. Ich komme aus der Stadt. Meister Torben hat mir erzählt, dass du verschwunden bist. Diese miesen Kerle haben mich hierher verschleppt und mich hier gefangen gehalten. Aha. Elvrich, ragazzi, il nipote di Torben, il falegname. I banditi l'hanno rapito e l'hanno portato fin qui. Ok. In der Stadt werden eine Menge Leute vermisst. In città vengono sono scomparse parecchie persone. In der Stadt werden eine Menge Leute vermisst. Von Vermissten weiß ich nichts. Ich kann dir nur das sagen, was mir widerfahren ist. Okay, dimmi cosa è successo con te. Was genau ist dir passiert? Ich war auf dem Weg zu dem Treffpunkt, den ich mit meinem Mädchen ausgemacht hatte. Ihr Name ist Lucia. Wir hatten den Plan, in die Berge zu verschwinden, weg von der Stadt und allen, die dort leben. Ich war gerade am Treffpunkt angekommen, als plötzlich einige dieser Banditen aus dem Dickicht kamen und uns beide gefangen nahmen. Ich habe mich natürlich gewehrt, aber es half nichts. Es waren einfach zu viele. Du hast sie nicht zufälligerweise gesehen? Quindi lui praticamente se ne voleva scappare dalla città con Lucia e quando è andato al suo punto d'incontro ha visto arrivare questi banditi, lui non potendosi difendere l'hanno kidnapped, l'hanno portato qui, l'hanno rapito. Ok, cosa vogliono questi banditi da voi? Was wollten die Banditen von euch? Manchmal konnte ich sie nachts belauschen. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich glaube, sie wollten uns versklaven. Okay. Sembra che li volevano fare schiavi. Okay. Wohin wollten sie euch bringen? Dove vi volevano portare? Wohin wollten sie euch bringen? An einen Ort hier irgendwo auf der Insel Korinnes. Aber ich denke, man kommt nicht ohne Schiff dorthin. Sie haben mich zu einer Anlegestelle an die Küste gebracht. Dort lagerten einige Piraten. Einer der Banditen ging voraus, um mit den Piraten zu verhandeln. Es gab ein heftiges Streitgespräch zwischen ihnen. Ich glaube, dass der Bandit mit mir zusammen von den Piraten übergesetzt werden wollte. Die Piraten sind aber nicht darauf eingegangen. Kurzerhand haben sich die Banditen hierher zurückgezogen und seitdem saßen wir hier herum. Sie schienen ziemlich ratlos zu sein. Und dann bist du gekommen. Quindi li hanno portati. Quindi i banditi praticamente facevano affare con dei pirati. E quando li hanno, quando hanno portato lui appunto dai pirati, i banditi hanno discusso e sembra che non si sono messi d'accordo. Quindi poi alla fine sono ritornati. L'hanno portato qua finché poi siamo arrivati noi. E sembra che il posto sia in un'isola. Cioè che, non, che ci si può arrivare solamente con una nave. Quindi dov'è questo Anlegestelle dei pirati? Dov'è questo posto dove sono i pirati? Che tra l'altro, ragazzi, cioè, mi sembra che l'abbiamo visto questo tizio. Wo ist diese Anlegestelle der Piraten? Sie ist nicht weit vom Hafen von Korinnes entfernt. Wenn du auf der Kaimauer stehst und aufs Meer hinausschaust, musst du nur in ein Boot steigen und rechts die Küste entlang fahren. Die erste kleine Bucht, die du dort findest,
Das ist die Anlegestelle, die ich meine. Esatto. Dove ci siamo già stati, tra l'altro. Al porto di Corinis, là nel vicinanza. Ok. Piraten in Corinis? Piraten in Corinis? Ich weiß nicht sehr viel über sie. Bei der Anlegestelle habe ich das erste Mal überhaupt einen von ihnen gesehen. Sie halten sich immer im Hintergrund. Jeder von ihnen ist ein gesuchter Verbrecher in Corinis. Sie haben Angst vor dem Galgen. Deswegen wirst du niemals einen von ihnen in der Stadt antreffen. Okay. Sembra che siano tutti dei farabutti qua, bla 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 bla. Vabbè, questo è, sapevi, i pirati. Allora, raccontami di Lucia. Erzähl mir von Lucia. Ein Mädchen aus dem Hafenviertel. Sie hat für diesen Fiesling Bromor gearbeitet. Sie ist sehr hübsch. Vabbè, okay. È molto... molto bella, vabbè. Ok. Dov'è adesso Lucia? Wo ist Lucia jetzt? Auf der großen Feldkreuzung vor Onas Hof haben sich unsere Wege getrennt. Die Banditen haben Lucia in den Wald hinter Sekops Hof verschleppt. Innos möge sie beschützen. Okay, dietro il campo di Sekop. Da, non ce l'ho dare in mente. Okay, Bromo sagt, Lucia hätte eine goldene Schale mit Ginnas. Bromo dice che Lucia aveva appunto questo contenitore d'oro. Bromor sagte, Lucia hätte eine goldene Schale mitgehen lassen. Tja, wenn Lucia wirklich Bromor bestohlen hat, dann werden die Banditen ihr das Ding abgenommen haben. Ovviamente i banditi gliel'avranno preso, se ce l'avevo. Okay, credo che dovresti riandare in città. Du solltest machen, dass du wieder in die Stadt kommst. Was denkst du, was ich mache? Ich gehe direkt zurück zu meinem Meister Torben. Wirst du nach den Banditen suchen? Tja, ich denke schon. Wenn du Lucia finden solltest, bring sie sicher in die Stadt, ja? Ich werde sehen, was ich tun kann. Tranquillo. Okay, Elbrich. Adesso lui va in città. Mi raccomando, non ti far ammazzare. Noi ci facciamo una piccola riposata. E saliamo le scale adesso, da sopra. Come mai qua entra acqua? Anche queste tende scadenti. Vabbè, qua dobbiamo ritornare poi, ragazzi, perché dobbiamo... oh, dobbiamo vedere di... dobbiamo vedere di aprire poi queste cose, queste cassaforti. Allora, Sekopshof. La Sekop, qua non ci eravamo arrivati. Ok, almeno uno l'abbiamo trovato. Oh, finalmente, finalmente. Speichern. Vediamo se qua sopra troveremo altre informazioni. Se qua ci sta qualcosa, controlliamo. Semplicemente delle erbe curative. Giù ancora, se c'è qualcos'altro, altrimenti possiamo andarci poi. Vediamo. No, ok. Ah, tra l'altro, ragazzi, sai cosa, sapete cosa stavo pensando l'altra volta? Ma ve lo immaginate se farebbero... allora, voi sicuramente già saprete che la licenza dei Gothic è ritornata in mano ai Piranha Bytes. Quindi hanno fatto la serie di Risen dopo Gothic 1, 2 e 3, che parlando un po' di Risen a me solo il primo è piaciuto, gli altri due un po' meno sinceramente, ma e poi hanno fatto, tutti pensavano, oh, Gothic, adesso esce il vero Gothic 4, perlomeno Gothic 5, che hanno fatto, zac, hanno fatto Elex. Vabbè, è stato un bel un gioco carino alla fine, sì, tipico dei Piranha Bytes, però io avrei preferito Gothic tutta la vita, cioè io lo aspetto, non sapete come lo aspetto, perché per me Arcania non è un gioco di Gothic, cioè non è proprio all'altezza. Aveva sì una grafica a quell'epoca, diciamo, decente, però non era assolutamente proprio la... cioè, la storia poteva essere interessante, ma già, ok, abbiamo avuto un nuovo protagonista, insomma, non voglio spoilerarvi adesso, però
era proprio il gameplay, non faceva proprio, faceva schifo, parlando fra noi, faceva veramente schifo il gameplay. Il level design, ragazzi, c'erano proprio senza idee, praticamente le, come dire, le ambientazioni, le caverne, c'erano tutti lineari, tutto senza, si vede che non c'era proprio passione più in quel gioco, ma in effetti non l'avevano fatto e lo Piranha Bytes, l'aveva fatto, boh, non so più chi. Il publisher era sempre JoJo Wood, là, quelli lì, però gli sviluppatori erano completamente altri. E si vede che quelli hanno rovinato, purtroppo, una serie talmente buona. Quindi, adesso che hanno riavuto queste licenze, prima o poi deve arrivare questo Kozik. Chi è? Oh, un Kaila! Prima o poi devono ritornare queste licenze, è ovvio che devono ritornare, quindi adesso io non so che intenzione avranno, può anche darsi che potrebbero fare un prequel invece di un sequel che ci racconta la storia della subito dopo la creazione della barriera. Quella sarebbe anche una cosa interessante, o perlomeno farebbero un po' la storia vera e propria, come sarebbe stata dopo Gothic 3, o al limite possono riprendere. Quindi, questo qua è pericoloso. Chi è? Questo qua sarà un draghetto piccolino. Questo meglio. Non ci combattiamo contro di lui. Comunque, quello a cui voglio arrivare io è che secondo me sarebbe una cosa proprio bellissima se prima di lanciare un nuovo Gothic loro riprenderebbero tutti e tre i primi Gothic che hanno fatto loro. Perlomeno il primo e il secondo. Il terzo, vabbè, anche secondo me. E farebbero dei veri e propri remake, non remastered, remake proprio fatti dall'A alla Z, proprio nuovi, magari con un gameplay un po' più agli standard che ci sono, diciamo, oggi. Anche se a me questo qua mi piaceva, non è che è brutto, anche se molti dicono che è legnoso il combattimento di Gothic sia uno che due, vabbè, a me piace comunque, però farli tutti e tre di nuovo remake, e poi facendo ciò tu fai conoscere appunto la serie ai nuovi, anche ai nuovi giocatori che magari non hanno mai giocato a un Gothic, non sanno che cos'è un Gothic, conoscono la serie, e poi dopo che hai fatto, diciamo, conoscere questa serie alle persone, bam, annunci il ritorno di Gothic 4, ragazzi. E poi, essendo che la gente adesso ha fatto confidenza con la serie di Gothic, zac, ti vieni fuori con un nuovo gioco. E secondo me proprio spacchi tutto, perché il lore, proprio la storia di Gothic è, indietro, è spettacolare. Cioè, secondo me, se farebbero così Piranha Bytes, proprio sarebbe una cosa di lusso. Che succede? Si è bloccato il gioco, forse ci fa ridondare. Ma proviamo, vediamo. Adesso va. Speriamo. Ok, un'altra spada dei banditi. Si, scriviamo qui. E niente, ragazzi, io questo qua sarebbe proprio il mio desiderio da fan, eh? Ritornare in pompa magna con un nuovo episodio, e cioè con i remake prima e poi sacca, annunci bello il vero Gothic 4. Voi cosa ne pensate? Sarebbe un'idea troppo azzardata? O la vedete come me? Fatemi sapere in caso. Quindi, qui siamo di nuovo a un campo, a una fattoria. Qui sono dei semplici contadini, stanno zappando. Scusate se sto scacciando tutta la terra. Volevo vedere dove siamo qui sulla mappa. Ho fatto tipo un giro, che qua siamo nelle vicinanze. Malak, ciao Malak. Alles klar? Was machst du hier? Dobbiamo parlare con Bengal. Hey du. Alles klar? Noch ein Tagelöhner, der nicht weiß, wohin? Kein Problem. Red mal mit unserem Bauern Benga.
Ok. Lui è un semplice contadino che. Was machst du hier? Diciamo. Ich bin nur Schafhirte. Es ist nicht gerade eine Arbeit, bei der ich mich kaputt mache. Aber zuweilen muss man ganz schön aufpassen, erst recht, wenn man dem Pass zu nahe kommt. Nella valle delle miniere. Cosa sai sul passaggio, sul pass? Was weißt du über den Pass? Nicht viel, nur dass er zum alten Minental führt, das bis vor ein paar Wochen noch von der Barriere umschlossen war. Damals war die monatliche Karawane, die alle möglichen Güter ins Minental brachte, das Einzige, was wir Bauern zu fürchten hatten. Diese Halsabschneider haben uns hier draußen oftmals ganz schön zugesetzt. Ich wundere mich über gar nichts. Okay, nelle vicinanze delle cascate. Cosa si racconta delle miniere? Wo finde ich den Pass ins alte Minental? In der Nähe der beiden Wasserfälle, auf der anderen Seite des Weidenplateaus. Das ist doch alles nur Gerede. Es gibt doch nur noch mehr. Ich erzähl dir. Okay, sembra che si sentono delle. Was erzählt man sich über das Minental? Alles Mögliche. Nachts wollen einige der Jungs Schreie von dort gehört haben. Manche haben seltsame Lichter über den Bergen gesehen. Aber wenn du mich fragst, sind das alles Ammenmärchen. Warst du schon mal im Minental? Nein, ich bin nur ab und zu in der Nähe des Passes. Ich sehe dann immer diese beiden Paladine okay, da herumstehen und Wache halten. Es sieht so aus, als ob sie darauf aufpassen, dass nichts aus dem Tal mehr herauskommt. Damals war das Minental ein natürliches Gefängnis. Bist du einmal reingegangen, kamst du nicht wieder raus. Ich hab was anderes gehört. Un campo di uomini. Raccontami un po' di più sui paladini. Ich sehe hier gar keine Frauen. Das hast du richtig beobachtet. Das ist sozusagen ein Männerhof. Funktioniert ganz gut, denke ich. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Mich fragt ja keiner. Okay. Erzähl mir mehr über die Paladine. Seit wann stehen sie da? Ich schätze mal ein bis zwei Wochen. Ganz genau weiß ich das nicht. Vor einiger Zeit ist sogar ein ganzer Trupp von ihnen im Pass verschwunden. Seither habe ich sie nicht wieder gesehen. Okay, überarbeite dich nicht. Non ti stressare troppo qui al lavoro. Va bene, va bene. Ecco, là dovrebbe essere il passaggio che si vede già. Vediamo dove è sulla mappa situato. Überarbeite dich nicht. Ich werde mich bemühen. Okay, laggiù. Laggiù si va nel Minental. Perfetto. Allora, qui. Bawa. Da kannst du eh nichts machen. Ah, abbiamo trovato parecchie spade con la F. Chi è questo F? Wird sich das jemals ändern? Bengar. Salve. Es gibt doch nur du bist der Bauer hier? Ich bin ganz deiner Meinung. Ich hätte das nicht gemacht. Okay. Und selbst ist er da nicht drauf gekommen. Sì, diciamo che lui si occupa qua di questa fattoria. Du bist der Bauer hier? Okay. Wie könnte man so sagen? Doch eigentlich bin ich nur der Pächter. Dem Großbauern gehört das ganze Land hier. Meinst du, mir geht es besser? Der arme Kerl kann einem leid tun. Am selbst ist aber nicht drauf. Wovon lebt ihr? Hauptsächlich von der Jagd und vom Holz, okay, das wir fällen. Natürlich züchten wir auch Schafe und betreiben Ackerbau. Ich muss ja auch die ganzen Tagelöhner, die Onaim ja aufhalst, beschäftigen. Die wenigsten sind gute Jäger, verstehst du? Hai visto qualcosa di strano nell'ultimo periodo? Glaubst du wirklich? Meinst du, mir geht es besser? Warum erfahre ich das jetzt erst? Ist das wirklich wahr?
Ist dir in letzter Zeit etwas Merkwürdiges passiert? Hier passieren eine Menge merkwürdiger Dinge. Aber das Seltsamste ist wohl Pardos rätselhaftes Verschwinden. Er ist einer meiner Feldarbeiter und nicht der Typ, der einfach über Nacht alles hinwirft und sich aus dem Staub macht, verstehst du? Was genau ist an seinem Verschwinden so merkwürdig? Pardos ist ein sehr ängstlicher Kerl und hat sich niemals weiter als bis zu den Grenzen meiner Felder vom Hof entfernt. Er hat schon die Beine in die Hand genommen, wenn ihm eine Fleischschwanze über den Weg gekrabbelt kam. Die Biester sind zwar nicht besonders schön, aber gefährlich sind sie nun wirklich nicht. Es soll ja Leute geben, die sie essen, die wollen widerlich. Man gewöhnt sich dran. Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Man erzählt sich ja so einiges. No, gli sembra strano che si era stufato. Vielleicht hat er einfach die Schnauze voll. Okay, irgendein anderes Punkt. Die Feldarbeit war sein Ein und Alles. Schwer vorzustellen, dass er jetzt bei einem anderen Bauern arbeitet. Bei mir konnte er machen, was er wollte. Glaubst du wirklich? Das ist eine schlimme Sache. Irgendeinen Anhaltspunkt? Ich glaube ja, dass ihn die Banditen verschleppt haben. Die streunen schon seit Tagen hier in der Gegend herum. Einmal habe ich gesehen, wie sie einen Bürger der Stadt in ihr Lager gezerrt haben. Sah so aus, als ob sie ihn versklaven wollten. Der arme Kerl kann einem leid tun. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Das gibt doch nur noch mehr. Wo ist dieses Lager der Banditen? Am Ende meiner Felder führt eine Treppe hinunter in einen kleinen Talkessel. Dort haben sie sich niedergelassen. Ich würde dort ja gerne nach Pardos suchen, aber ich werde mich ganz sicher nicht mit den Kerlen anlegen. An deiner Stelle würde ich auch einen großen Bogen darum machen. Die kennen keinen Spaß. Meinst du, mir geht es besser? Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Du unterhältst Tagelöhner? Die Arbeiter, die Ona nicht gebrauchen kann, wirft er von seinem Hof. Er schickt sie dann zu mir. Ich ernähre sie und sie arbeiten hier für mich. Cosa ne pensi di Ona? Man erzählt sich ja so einiges. Ich wundere mich aber gar nichts mehr. Glaubst du wirklich? Sag mir nicht, du hast das nicht gehört. Was hältst du von Ona? Er ist ein gieriger Sack, der uns noch alle an den Galgen bringen wird. Irgendwann kommen die Paladiner aus der Stadt und lassen uns kleine Bauern für das, was er hier abzieht, bluten. Aber ich habe keine Wahl. Die Milizen kommen nur hierher, um zu kassieren und nicht, um den Hof zu verteidigen. Wenn ich mich loyal zur Stadt verhalten würde, könnte ich selber zusehen, wie ich klarkomme. Ona schickt zumindest ab und zu mal Söldner, um nach dem Rechten zu sehen. Einige Probleme. La cosa strana è che la milizia viene qua a prendere i soldi da loro. Cioè, non l'ho capito. I mercenari prendono soldi dai contadini della milizia e al contrario anche. Cioè, non ha senso questa cosa. Cosa hai contro la truppa del re? Er hat auf die falschen Leute gehört. Eben aufpassen, was man so rumerzählt. Das ist doch alles nur Gerede. Was hast du gegen die Königstruppen? Liegt doch auf der Hand. Es hat überhaupt keine Verbesserung gebracht, dass die Paladine jetzt in der Stadt sind. Ganz im Gegenteil. Jetzt kommen diese verfluchten Milizen nur noch häufiger auf unser Land und rauben, was das Zeug hält. Und die Paladine machen nichts dagegen. Die einzigen Paladine, die ich je gesehen habe, sind die beiden Wachen vor dem Pass. Die würden sich keinen Meter da wegbewegen, auch wenn die Miliz uns alle abschlachten würde. Da kannst du eh nichts dran ändern. Daran wird sich nie etwas ändern. Das ist wirklich nicht mein Problem. Okay. Der Pass?
Ja, der Pass ins alte Minental bei den Wasserfällen am anderen Ende des Weidenplateaus. Frag mal Malak danach. Er ist die letzte Woche ein paar Mal da gewesen. Ich bin ganz dran. Oh, ein Kreuz markiert die Stelle. Okay, un posto là di Greg. Ci vediamo. Ein goldener Kelch. Zack. Devi stare attenti. Come si chiama? Goldener Kelch. Questo non lo dobbiamo vendere, ragazzi, Perché se lo vendiamo. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Dobbiamo tenercelo bene in mente. Questo qua dobbiamo darlo poi a Greg, Quindi uno l'abbiamo trovato. Mi sembra. Erano o due o tre i posti che ci aveva citato. Beh, poi dobbiamo andare a guardare. Va bene. Ok. Voglio riparlare un attimino con Malek. Vediamo se ha qualcosa di nuovo da dirci. Altrimenti, diciamo che siamo arrivati alla conclusione. No. Vediamo se possiamo riposarci qua a casa sua. Veloce, veloce. Ma se sono schlemme sache. Questo belletto matrimoniale qua. Chissà perché. Non è che ci sono qua donne. Come mai questo tuo matrimoniale? Eh? Cosa fai? Mascalzone. Ah, qua possiamo cucinare. Bene, dai. E che fa? Dov'è la padella? Che fa? Si riscalda le mani? Vediamo se la sta cucinando almeno. 18? Sì, ok. Vabbè, io nel frattempo che qua cucino, ragazzi, io già posso dire che abbiamo fatto abbastanza oggi. Poi, nel prossimo episodio vediamo, diamo un'altra occhiata qua in giro. Vedremo di andare al campo dei mercenari anche. E, insomma, un po' queste cose. Magari andiamo pure al passaggio della colonia per vedere cosa ci dicono i paladini. E così via. Cuciniamo e poi direi che ci siamo. Io vi ringrazio tanto già per, come al solito, per avermi seguito e niente, statevi bene e ci becchiamo poi nel prossimo episodio quando giocheremo come al solito a Gothic 2. Ciao ragazzi, è stato un piacere come sempre, statemi bene.